i cani divoreranno e tutto il mondo verrà a sapere che c'è un Dio in Israele. Esultate! Asserisce che mi chiama dalla Neuromed di Pozzilli. Aggiunge che in passato mi sono servito delle prestazioni offerte dal centro in questione. Subito dopo mi invita ad esprimere un parere sulla qualità del servizio da me percepita in tale circostanza. Ma il motivo della telefonata è altro. Quella chiave per ricordare che il prossimo 25 maggio si rivolta per le elezioni europee. E il nostro proprietario, onorevole Aldo Patriciello, già europarlamentare e candidato alle europee con la Forza Italia. Chiamiamo per chiedere il suo contributo votando Forza Italia e scrivendo Patriciello. Può confermare all'onorevole il suo contributo? No, lei non può confermare niente perché state facendo una cosa illegale. Non c'entra niente con la domanda per la quale mi avete chiamato. Allora, per qualsiasi informazione può chiamare il Neuromed. Una cosa legale. È legale? Ho capito. Lei da dove chiama? Io chiamo dall'Istituto
mendicante, cioè quello che va in giro e incontra i bambini, gli anziani e così via. Oggi c'è a Roma, parentesi, la difesa dei beni comuni. Molti dei nostri soci sono andati a Roma, alcuni di noi siamo qui, altri sono all'Arino perché stanno parlando di territorio e di psicologia, cioè di animo dell'uomo, e ci siamo divisi, ma siamo tutti ambulanti, cioè andiamo in giro come la macchinetta del dottor Frezza, perché vi assicuro che con la pietruccia ognuno di noi può. Allora, a Matrice con una pietruccia hanno fatto fuori tutto il vento eolico di mafia, se n'è andato, Santa Maria della Strada è salva. È bastato un ometto che aveva bisogno di soldi e questi dell'eolico ti offrono quello che vuoi. Resisti, ti offrono di più. Quanto vuoi? 9.000 euro? Non me lo dai il terreno per poggiare quel blocco di cemento e la torre? Ti do 10.000 euro. Questo signore ha detto no. In più ha informato gli altri e ha detto guardate che c'è lo sporco, ti offrono quello che vuoi perché non ci sono le regole, c'è la camorra. Poi c'era un signore, doveva essere, cioè il suo terreno doveva passarci il cavidotto, erano 7 metri, lui ha messo un camion vecchio sul, e questi non potevano, la società di SRL non poteva passare perché c'era il camion. Allora sono andati, hanno capito di chi era il camion, dice vuoi 1.000 euro? No. Vuoi 5.000? No. Era solo un trattino, Sono arrivati a 10.000. Lui ha scansato il camion e hanno messo il cavidotto. Noi siamo andati a guardare e l'hanno messo a 70 cm. Il cavidotto porta corrente al 25.000. Bene, 70 cm solo perché hanno trovato la roccia. E la SRL era di targata Bergamo, i cognomi erano Casertani e il cavidotto è stato messo da una società molisana di Riccia che ha appaltato i lavori, e quando trovavano la roccia non scendevano molto e dove trovavano il ruscello passa sopra, cioè allo scoperto. C'è un lamierino zincato, voi venite a San Giovanni in Galdo, Matrice, Ripalmosani, Campobasso, trovate ogni ruscello, c'è un ponticello e a fianco a questo ponticello passa il cavidotto allo scoperto. Poi c'è un lamierino che lo ricopre. Se va un ragazzo che ha la terra lì e dà una pennata o una coda di aratro, di trattore, lui se ne va al cimitero. Arriva Bottoni, passa a 35.000. Quello che abbiamo sentito da queste lezioni cattedratiche è tutto vero. Andate a Riva Bottoni, trovate un signore che sfarfalla, c'ha i figli che sfarfallano a scuola, tutto fermo, l'Edison blocca tre pale per un anno circa, poi riattiva perché passano i soldi, ma la salute di quell'uomo è compromessa. Adesso stanno pensando di abbandonare quell'edificio e andarsene a Riva Bottoni. Il sindaco di Riva Bottoni, il dottor Musacchio non fa i nomi, io ve li faccio, li ho sempre fatti da 40 anni, si chiama Frezza, il sindaco di Riva Bottoni, non è parente al dottor Frezza, arriva l'Angeloni di Rai 1 e gli porge il microfono, dice perché lei ha messo le pale a 103 metri dal soggetto di Riva Bottoni? E lui fa, questa è la risposta testuale, dice io aspetto dal governatore, allora c'era Iorio, che mi dica dove mettere i pali, li aveva già messi. Se voi andate a Toro, ringrazio, c'è la presenza di Toro qui,
Il sindaco di Toro vi dice che si è ravveduto e non ha messo più le paleoli. Ma sapete perché? Perché quei signori lì si sono fatti, vedete, lui fa così, perché hanno detto alle loro donne, dice, cucinate, facciamo vedere che noi siamo in grado di accogliere. A Toro hanno fatto un'accoglienza per una manifestazione come quella di oggi, stupenda, hanno fatto vedere che le donne stanno lì produrre e promuovere quel territorio, come dice il dottor Di Lena, in un modo fantastico. La polizia, i carabinieri, tutti abbiamo goduto di questa accoglienza e sono venuti in tanti a dire: perché mettere le paleoliche sul terreno che produce questi prodotti? Ma siete matti? Infatti il sindaco dopo un po' si è ravveduto. Loro hanno i terreni buoni adesso, continuano a coltivare olio, patate, fagioli, eccetera, e il sindaco, che era eolico, ha cambiato idea. Ve ne faccio un altro di esempio, e devo chiudere, perché noi abbiamo incontrato tutti i sindaci, noi in 32 anni di ambulanza, di itinerante, abbiamo incontrato tutti i soggetti molisani, anche con 20 anni di Cammina Molise, e abbiamo chiesto al sindaco: cosa vuoi fare con questa popolazione, con questo territorio? E il sindaco ci diceva, per esempio a Castel del Giudice, ci ha detto: io ho piantato le mele, vado avanti, il mio comune non ha buchi di bilancio, sono con le mele. Poi hanno riattivato le stalle, ci hanno fatto il bed and breakfast, a Castel del Giudice non mettono paleoliche e hanno chiuso il bilancio inattivo con le mele, che sono migliori di quelle di Monsignor Brigantine, perché hanno meno acqua, perché le nostre mele hanno meno acqua e sono più saporite. Il dottor Di Lena ha ragione quando dice: guardiamo il territorio, accidenti, e diciamo ai nostri sindaci: cercate di trovare qualche tecnico che ci aiuti a capire come possiamo far produrre in modo migliore. C'è un'università di agraria in Molise che sta qui da 27-28 anni o 30, potrebbe darci delle idee su come aiutare il bosco di Montecilfone, come aiutare le campagne di Montecilfone a darci ricchezza, perché l'hanno sempre data la ricchezza, pur non sapendo i nostri nonni, bisnonni, eccetera, come dovevano. Adesso abbiamo le università, abbiamo la tecnologia, utilizziamola per quello che abbiamo sempre avuto. Mi fermo qua, vi ringrazio. Contributo di Patrizia Manzo, una testimonianza ovviamente di un altro territorio martoriato da vari business, no? Giusto? Grazie, buongiorno. Vorrei lasciare spazio piuttosto alle domande e ringraziare gli organizzatori per questa opportunità. Vedete, l'informazione è il pilastro della nostra democrazia. Si parla sempre di democrazia diretta, di partecipazione, ma l'informazione è fondamentale. Io sono originaria di Palata, come tantissimi ragazzi molisani siamo usciti fuori, abbiamo fatto le nostre esperienze fuori, ci siamo laureati fuori, abbiamo lavorato, abbiamo fatto l'esperienza, dopodiché abbiamo deciso di tornare per la nostra terra, per le nostre bellezze, per il nostro paesaggio. Cioè, io vivo a Bologna, effettivamente mi mancava e sono voluta tornare qua. Immaginare adesso di subire uno scempio del genere sul nostro territorio, beh, insomma, un po' mi rattrista. Quando c'è un progetto, quando si deposita un progetto, i cittadini devono essere informati. C'è anche una legge regionale che disciplina la pubblicità di queste cose. Cosa succede? Che il comune mette nell'albo di Toro l'avviso, viene anche pubblicato sul BURM e poi può andare a vedere anche su internet. Bene, soltanto il 3% della popolazione molisana si informa su internet, quindi l'informazione non raggiunge tutti. In quanti comprano il BURM? Immagino nessuno, non è che uno, un cittadino normale, si va a comprare il BURM e si studia il BURM, le delibere di giunta o cose di questo genere. Devono essere informazioni fruibili, devono essere informazioni a cui tutti
quanti possono accedere. Quando succedono queste cose, poi, non è, io riprendendo anche il discorso di Candida, veramente sono rimasta libita nel leggere che il comune di Montecilfoni addirittura ha garantito alla società il silenzio per tenere a bada l'opinione pubblica. Questo è veramente di una gravità assurda, perché lui doveva fare il contrario invece, secondo legge. Lui doveva informare i cittadini di quello che stava avvenendo, doveva dire ai cittadini quali erano i vantaggi e gli svantaggi di un impianto del genere. Perché vedete, purtroppo l'eolico è diventato veramente uno strumento in mano alla camorra, che riesce a infiltrarsi in tutto, anche nelle cose che devono essere ritenute a vantaggio dei cittadini. Il trattato di Kyoto dice che noi dobbiamo ridurre le emissioni di CO2, giusto? Stiamo inquinando l'atmosfera, quindi comunque dobbiamo ridurre queste emissioni, dobbiamo ridurre il consumo degli idrocarburi, dobbiamo ridurre l'utilizzo delle energie fossili e dobbiamo proiettarci verso un'energia rinnovabile, ma soprattutto efficientare, così come dice l'ultima direttiva europea, efficientare i nostri edifici, ridurre il consumo di energia termica, elettrica. Cosa è successo? Che loro effettivamente l'hanno recepita, loro l'hanno recepita come più gli conveniva. Noi in Regione, per esempio, stiamo cercando, anche con l'aiuto di tutti, con la rete, coinvolgendo tutti i comitati, stiamo cercando di fare una moratoria alla legge Berardo, che è la legge che poi regola le installazioni degli impianti eolici nella regione, oltre alle linee guida dettate. Cosa succede? Che stiamo avendo numerosi ostacoli, ma perché andando a scavare, il problema è in alto. Allora, quando si dice che la mafia è nello Stato, perché sono le leggi, come le ha recepite l'Italia, che ti creano questo scempio. Allora, l'Europa detta delle direttive che effettivamente seguirle sarebbe tutti quanti meglio. Detta delle direttive per la conservazione dell'habitat naturale e seminaturale, detta delle direttive per la conservazione degli uccelli selvatici, detta anche delle direttive per dirti come devi ridurre i consumi di energia e come andare verso l'energia da fonti rinnovabili. Bene, in Italia non si capisce come queste due direttive, energia e natura, come contrastano tra di loro, cioè come devono andare a passo insieme, no? Perché io devo produrre energia, ma allo stesso tempo devo anche tutelare l'ambiente. Bene, a livello nazionale purtroppo non è chiara questa interpretazione, e quindi sono questi i problemi che noi stiamo incontrando per questa legge regionale, che tra l'altro purtroppo non ha recepito il decreto ministeriale dell'ambiente del 17 ottobre 2010, che chiede alle regioni di inserire in legge il divieto delle installazioni delle pale eoliche nelle ZPS, che sono le zone a protezione speciale, che rientrano nella direttiva Habitat europea, che è quella della rete Natura 2000, e tutte le altre zone, SIC, che noi abbiamo, che devono essere considerati non idonei, ma le ZPS bisogna espressamente vietarci l'installazione delle opere. Purtroppo in questi anni abbiamo subito una programmazione del tutto assente. Si continua a dire che è il problema di quelli che stavano prima. È vero, il problema di quelli che stavano prima, che non hanno fatto una programmazione del territorio, non abbiamo una programmazione forestale regionale, non abbiamo una programmazione energetica, non abbiamo una programmazione agroenergetica, non abbiamo una legge sull'urbanistica. L'Emilia Romagna ha una legge sull'urbanistica dove è prevista la partecipazione dei cittadini, perché la partecipazione dei cittadini non se ne inventa nessuno, è nella Costituzione, e ci sono tantissime leggi che dicono che i cittadini possono partecipare in queste scelte. L'urbanistica ricade su di noi, come ha detto il professor Pietro Antonio prima. Quando si parla di salute, di benessere, il benessere non è soltanto quello fisico, ma anche quello mentale. Benessere
essere, deve essere diffuso. Allora, è per questo che l'urbanistica anche deve essere partecipata. In Regione Molise manca una legge sull'urbanistica. Cioè, come dicevo, era un problema che viene dagli anni, però in un anno, ormai un anno, si sapeva che l'energia aveva questo problema in Regione Molise per un'assenza della programmazione e in un anno non è stato fatto niente e adesso sembra che dobbiamo subire questi scempi con la scusa di evitare possibili ricorsi. Bene, questi ricorsi li vogliamo vedere effettivamente in come è quantificabile questo mancato guadagno di queste società private. Io lascio la parola a voi perché è un'occasione importante per poter porre domande e informarvi di più su queste tematiche. Grazie. Vuole fare, credo, un brevissimo... Rifacendomi a quello che diceva la consigliera Manzo, l'informatizzazione. Chi di voi è riuscito a collegarsi con il sito della regione per vedere un progetto? Io non ci sono riuscito. Ho cercato di vedere il progetto di Montemitro, non ci sono riuscito. Questo va denunciato. Un'inversione di tendenza, cioè non sono più le società a dover andare sul territorio a chiedere di poter mettere i pali, sono le amministrazioni che vanno dalle società. Io ne ho testimonianza diretta con una delle società più grandi a livello europeo che opera in regione, che sta probabilmente realizzerà il parco eolico di Campovanino, dare su già lo stratosferico. Ebbene, il dirigente di questa società mi ha fatto vedere una cartellina in cui ci sono tutti i fax, le lettere, le mail di sindaci, anche di questo territorio, che chiedono il loro intervento per poter produrre, mettere in piedi pali eolici. Ora, rispetto a tutto questo, e va bene la sensibilizzazione, per diciamo migliorarla e quindi migliorare anche l'informazione, cosa si può fare in più rispetto appunto all'informazione, ma soprattutto anche verso i cittadini? Cioè, voglio dire, bisogna trovare un sistema per informare ancora di più i cittadini. Quando qualcuno dice quelli che c'erano ieri, io non c'ero, quelli che ci sono oggi, vorrei ricordare a tutti noi che al di là dei politici noi c'eravamo ieri così come ci siamo oggi, quindi chi vuole ricordare che esiste un territorio da difendere lo può fare a prescindere da questi nostri rappresentanti indegni. Detto questo, rispetto a quello che dice Michele, per quanto mi riguarda e per quanto ci riguarda, l'ho detto proprio in apertura, noi stiamo chiudendo questo primo ciclo di tour nefasto sul territorio relativo all'eolico. Infatti abbiamo rimandato, e lo ricordo anche a Carla, abbiamo rimandato un attimo la grande iniziativa Cerce Maggiore sui rifiuti eccetera eccetera, proprio per chiudere il cerchio su questa prima fase eolica e poi andremo sicuramente lì e ovviamente spero di saremo in tanto. Perché a questo ciclo, fra una ventina di giorni, dobbiamo definire la data, dopo ci vediamo un attimo, andremo davanti alla regione. Cosa ci può essere di più incisivo delle cose che abbiamo fatto andando sotto la regione? Innanzitutto, prima di allora, c'è già questa data del 22, dove noi andremo a chiedere rispetto della democrazia e della libertà dei cittadini di partecipare ai modelli di partecipazione, perché se è vero che l'Europa ha delle leggi, le ha anche l'Italia e molte sono anche invidiabili, il problema è che quale facciamo, poi alla fine non si rispettano mai, insomma. Quindi andremo lì a brutto muso a chiedere di essere, come dire, presenti a quella scoccenza, perché Michele, lo dico a te ma lo dico a tanti, ci sono delle cose che non si dicono mai, quali per esempio, noi siamo abituati a prendercela sempre con l'apparato politico, beh, viva Dio, sono quelli che in qualche modo determinano le cose. C'è un altro apparato, io lo sto dicendo con te e lo ribadisco veramente a brutto muso, quello dei tecnici e dei dirigenti, la peggiore specie, perché il politico col tuo voto te lo togli di torno, il dirigente corrotto, se non sei capace di dimostrare che è tale, non te lo levi mai. Noi abbiamo assistito a un dirigente che ha detto a brutto muso a dei rappresentanti dell'associazione: voi la dovete finire di opporvi a questo tipo di... Sono quelli che prendono le mazzette più pesanti, perché da loro è determinato l'atto. Quando c'è una conferenza di servizi e c'è un dirigente come quello, la conferenza ha già preso la sua strada.
Allora noi, come abbiamo più volte ribadito, abbiamo la possibilità, perché ce lo dice la legge, che noi possiamo stare in quelle stanze e lo chiederemo a gran voce in quell'occasione. Quindi c'è già questo step e vediamo cosa accade, perché il problema è, tu lo sai meglio di me, rispetto alle azioni che tu fai dobbiamo vedere cosa sortisci. Mi pare che questo movimento, che era nato dopo le ceneri dell'eolico ad Altiglia, che anche questo dobbiamo dire, poi i cittadini s'ambusciano, insomma, no? Poi c'è il problema dall'altra parte, pare che il Molise è grande come l'Australia, quindi può succedere a Campomarino e da voi non è successo niente. Tanto la palla di Campomarino se ne da Stemiglio, insomma, detto in parole povere qua nel Molise, siamo talmente piccoli. Sortirà un effetto certamente il chiamare i carabinieri se non ci fanno entrare in quell'occasione, così come sortirà effetti la stessa riunione, perché se c'è un rappresentante delle istituzioni come Famiglietti, che a me non è caro, ma certamente, come dire, porta avanti anche lui una battaglia contro l'eolico, che gli hanno detto che addirittura non poteva esprimere, come dire, le sue considerazioni rispetto a quel tipo di insomma, voglio dire, ecco, i cittadini in quell'occasione avranno la possibilità. Cosa succederà? È una domanda che tipo di dubbi pongo pure io, però da lì a poi a, ripeto, una ventina di giorni da partire da oggi, poco più poco meno, noi porteremo ai cittadini che oggi in questo tour siamo riusciti a mettere insieme, ne saranno molti altri, sotto il palazzo della regione, a chiedere ragioni di quello che sta accadendo. Ma per quanto mi riguarda continuerò a chiedere la testa, proprio politicamente parlando, di chi in una prima fase addirittura era con noi, oggi ce lo ritroviamo dall'altra parte, cioè che quegli assessori di quella giunta che non ha motivo di rappresentarci, perché se noi cittadini diciamo quello che stai facendo non ci rappresenta, evidentemente tu devi rimettere il mandato. Cercano di abbavagliare i comitati, le associazioni, ma anche l'informazione, credo che Michele lo può confermare, non riesci a informare del tutto, perché appena inizi c'è qualcuno che tenta, perlomeno. La prima cosa che fanno è una querela. Bravo, ma le querele ne abbiamo. Vincenzo, sì. Un minuto, volevo solo dire che ovviamente si devono fare queste conferenze, si deve parlare, si deve informare al massimo possibile, però si devono anche presentare atti concreti. Noi ne abbiamo fatti, noi abbiamo fatto con l'OML, con Nicola, ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Preannuncio che il ricorso è stato accolto, nel senso che verrà discusso, quindi è stato accolto per la discussione. Vedremo cosa dirà la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, c'è il TAR, quindi anche lì si dovrà ricorrere perché ci si confermi, perché il TAR non può altro che confermare quello che ha già detto, perché l'ha detto con due sentenze. Abbiamo fatto ricorso gerarchico al Ministero dell'Ambiente perché ci sono delle violazioni, quelle delibere della Regione, delle violazioni proprio di tipo amministrativo, quindi anche abbiamo messo in campo anche l'aspetto giuridico, però la vera forza, io su questo condivido il pensiero di Emilio, la vera forza sono i cittadini, la vera forza è il movimento, la vera forza sarà andare alla Regione, nella manifestazione che si terrà in tanti davanti alla Regione, e esprimere quello che noi pensiamo, cioè che non vogliamo questo tipo di situazione. Ancora sì, un intervento, Cristina Muccini di Libera da tutte le mafie. E ringrazio proprio tutti i relatori, però io voglio fare la domanda inversa rispetto a quello che ha fatto Michele. Cioè, Michele, è vero, tu dici voi che avete intenzione di fare in quanto a operatività. E io dico una cosa molto semplice, i cittadini che cosa hanno intenzione di fare? Perché tutte queste cose che abbiamo sentito stamattina, noi ce le siamo dette da tanto. È successa un paio di anni fa una cosa molto bella, che è stata, diciamo, un laboratorio politico, ed è stato la lotta contro l'eolico selvaggio svolta a Sepino con il presidio della Recording, e c'era la partecipazione di tutti. Io ho visto signore anziane che non avevano mai partecipato a una cosa del genere, ho visto queste signore che partecipavano con forza, con determinazione. Allora oggi dico, queste cose che abbiamo sentito e che sembrano per voi che ascoltate delle novità, per noi sono cose acquisite da tempo. Voi dove?
quanti quattrini nostri per un sistema satellitare che praticamente monitora diciamo tutte le zone a rischio per quanto riguarda l'immondizia. Dunque l'assessore, sempre l'assessore Facciolla, insieme all'ex vicepresidente della regione Pietra Roia, ci ha unito diciamo di uno strumento che sarà l'ampliamento della discarica di Montagna, no? Questo voglio dire portato avanti perché partirà nella regione, in tutta la regione, la raccolta differenziata. Noi non abbiamo visto da nessuna parte questo famoso piano che lui ha tanto ben illustrato, però abbiamo visto una delibera in cui si spendono soldi pubblici per l'ampliamento di una discarica che è già al centro di tante polemiche. Volevo invitare tutti i molisani a riflettere anche su questo. Grazie. Vorrei anche ricordare che poi ci interessa o meno, perché dobbiamo pure abituare a non nascondere la testa sotto la sabbia, che noi possiamo pure dare per scontato che i droni li usano, che i satelliti li usano, diamo per scontato che questo si faccia. In Italia c'è un'abitudine che nella misura in cui questo si fa poi si segreta, nel senso che pure se scopre che ci stanno un sacco di schifezze che ci stanno ammazzando, dici per 20 anni non ti faccio sapere niente. Ovviamente noi abbiamo il capo massimo della nostra, come dire, cara Italia, che di questo è bravissimo, l'abbiamo ampiamente visto. E smentisce più. E adesso c'è il signor Ennio Gallina. Prego. Sono di Montecilfone, famiglia originaria di Montecilfone, gli antenati di Montecilfone, sono radicato a questo territorio in maniera viscerale. Ho avuto la possibilità di trasferirmi in varie occasioni, in realtà sotto certi aspetti, sotto l'aspetto economico migliore della nostra, non accettato. Nemmeno mia moglie è riuscita a portarmi fuori dal territorio, visto che è originaria di Taranto, quindi non è riuscita nessuno, quindi sono queste tematiche che sono state dibattute e che mi devo fare mia colpa per non essermi assolutamente informato di quello che succedeva nel comune, nel mio comune. Perché da questo comune, dove ho avuto l'opportunità di fare il sindaco per 3 legislature consecutive, di cui solo la prima ricordo con molto piacere, perché i componenti erano veramente persone, con una maggioranza anomala, di 9 su 6 erano tutte per galantuomini, persone di altri tempi, che mi hanno consentito di operare tutta serenità, in tutta tranquillità e con risultati ben tangibili. Poi ho avuto la disavventura di trovarmi, scusate ma se vado un pochettino fuori tema, assolutamente non raccontabile, ho subito una revoca da parte di 10 consiglieri comunali con 4 astenuti, revoca formale da parte del consiglio comunale. Ho subito una condanna penale per una sentenza mostruosa, nonostante questi precedenti, questi handicap, sono stato rieletto sindaco per la terza volta. Però da questo mi sono rimasto disgustato, perché quando ho constatato anche nel mio piccolo comune, con collaboratori che non avevano sicuramente di mira gli interessi generali, gli interessi collettivi, ma solo le cose strettamente personali, con tentativi maldestri di truccare gare di appalto, mi sono allontanato in maniera così definitiva, non ho più partecipato a nessuna riunione. Adesso ringrazio tutti gli intervenuti che mi hanno di nuovo riavvicinato alle problematiche del mio paese, alle problematiche del Molise. Questi atti deliberativi, sapevo che esisteva qualcosa che si stava facendo l'eolico, ma importanza a questo, cioè sapevo qualche
assoluta contrarietà e parteciperò agli incontri successivi se ci saranno, le battaglie da fare, e sono rimasto veramente così sorpreso, amareggiato nel leggere in un atto deliberativo quelle cose che Candida ci ha riportato, ma è una cosa veramente vergognosa, inconcepibile, assurda. Ma dico, dove siamo arrivati? Nel simbolo hanno messo alcuni simboli che ci regalano un circone nel cuore. Io direi che ce l'hanno un'altra parte anatomica che per decenza. Però non ne vedo nessuno dei candidati, almeno quelli che conosco non c'è nessuno.